L'autosufficienza del sistema sangue nazionale non è solo un obiettivo sanitario, ma tocca numerosi aspetti della vita pubblica, etico, economico, sociale. È partito da queste considerazioni il terzo incontro nazionale del sistema sangue italiano, organizzato a Bologna, nell'oratorio San Filippo Neri, dalla Fondazione Campus di Lucca e dalla SIMTI, la Società Italiana di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia, sotto il coordinamento scientifico di Salvatore Veca e Corrado Del Bo. Il meeting è partito dalla situazione attuale, che in Italia garantisce una piena autosufficienza degli emocomponenti, grazie all'attività delle associazioni dei donatori, che donano gratuitamente, e ad una programmazione che viene operata ormai da 7 anni. Si deve però ancora migliorare per non sprecare le donazioni e per aumentare la produzione dei medicinali derivati dal sangue. Da questa base di partenza, addetti ai lavori, filosofi, antropologi, cooperatori internazionali e scienziati hanno parlato e discusso delle varie implicazioni all'autosufficienza. Tra i relatori internazionali il professor Albert Farrugia, esperto in bioterapie, e il medico e antropologo Olivier Garraud. A moderare la giornata il giornalista Emilio Carelli, insieme a Fulvio Calia, vice direttore della Fondazione Campus, e a Claudio Velati, presidente della SIMTI. Perché interrogarsi sull'autosufficienza e perché farlo con questo aspetto diverso dal solito, ovvero non tecnico? L'autosufficienza è uno dei temi forti da sempre nell'ambito del mondo trasfusionale, perché anche come è stato affrontato oggi, il problema del soddisfare il fabbisogno di sangue vuol dire consentire lo sviluppo della medicina in tutti i suoi settori, diciamo, dalla trapiantologia, all'ematologia, qualunque settore della medicina senza la trasfusione del sangue non riuscirebbe a progredire. Essere autosufficienti significa soddisfare questi fabbisogni. Ma essere autosufficienti, quell'auto che sta prima del sufficienti, sta a significare che il nostro modello organizzativo, che prevede la donazione volontaria, non remunerata e periodica, è l'obiettivo da raggiungere ed è un obiettivo molto labile, perché non si basa su una produzione industriale di un prodotto chimico, ma si basa sul fatto che esistono appunto queste fonti, e cioè i donatori che siano disposti a donare il loro sangue e lo facciano in maniera conseguente, quindi periodica, ripetuta, garantendo la sicurezza, che vuol dire garantire gli stili di vita, garantire anche la certezza della fonte da cui arriva questo sangue. Autosufficienza vuol dire ottenere questo risultato di garantire quindi la necessaria terapia trasfusionale con un prodotto che è quello della massima qualità possibile, della massima sicurezza per il malato. Da questa giornata ci si pone solamente degli interrogativi su cui riflettere, o secondo lei alla fine si arriverà anche a qualche risposta? Ma la domanda, come devo dire la verità, è che questo convegno noi abbiamo organizzato, come dicevo nella mia introduzione, perché lo mettiamo un po' a lato degli aspetti più strettamente tecnici, perché nell'ambito della medicina trasfusionale gli aspetti etici sono fondamentali, forse certamente in tutti gli ambiti della medicina ci sono, ma sapersi orientare in un settore così difficile, così delicato come quello della volontarietà, dell'utilizzo di quel dono, della preparazione in termini di sicurezza, di un farmaco che non è poi proprio un farmaco, ma è di fatto un prodotto che viene comunque lavorato all'interno degli ospedali, quindi una specie di piccola manifattura che c'è all'interno, piccola ma sempre meno piccola, all'interno degli ospedali, non è semplice. Allora gli aspetti etici, gli aspetti di cultura, quando parlavo prima di aspetti comportamentali dei donatori, qui si tratta di rendere responsabili delle persone che non fanno semplicemente un donore di sangue presentando un braccio e dando una vena. Significa convincere, spiegare, chiarire che cosa cambia da 10 anni a questa parte, o anche soltanto da 5 anni o da 2 anni a questa parte. Quindi affiancare agli aspetti tecnici anche un momento più ampio di visione, quello che dicevo di volare un po' alto, quindi avere aspetti culturali un pochino più ampi, che non siano soltanto le strette necessità delle 4 mura del proprio studio, del proprio ospedale, io credo che sia fondamentale. È una società scientifica come la nostra che in ambito nazionale rappresenta anche, direi, la quasi totalità degli aspetti formativi anche nel settore, io credo che debba assolvere anche a questi compiti. Dopo
due convegni un pochino più tecnici forse, regole europee e poi tema del dono e della donazione, avete deciso di dare un approccio diverso al terzo incontro. Perché? Sì, effettivamente questo è il terzo incontro che dedichiamo al Sistema Sangue Italiano e che facciamo insieme al Sistema Sangue Italiano. I primi due convegni erano più tecnici, il primo era più tecnico perché avviava questo ciclo ed era sulle regole europee che erano appena cambiate, quindi questo era un mondo che aveva bisogno di ragionarci su e capire a cosa sarebbero andati incontro nei 3 anni che precedevano il periodo di applicazione poi in Italia, di recepimento in Italia di quelle regole. Già però nel 2012 abbiamo scelto un tema, quello della donazione, quindi del modo non cooperativo e non di mercato di raccogliere il sangue, che è quello tipicamente italiano, e già lì abbiamo come Fondazione Campus potuto dare un contributo, perché noi siamo impegnati, le cose che sappiamo meglio sono quelle legate alle scienze sociali, alla politica, all'economia, alla filosofia, all'antropologia e così via. Quindi parlare del dono naturalmente era un modo per parlare di come le persone si relazionano in sistemi che non siano di mercato ed economici. Quest'anno, se vogliamo, ha ragione, abbiamo in maniera ancora più pronunciata deciso di non parlare delle questioni tecniche del sangue. Abbiamo preso una parola che il Sistema Sangue utilizza molto, cioè l'autosufficienza, e quindi quanto l'Italia sia autosufficiente rispetto ai propri bisogni di sangue, plasma e plasma derivati attraverso la raccolta interna. Però abbiamo detto non trattiamo questo tipo di autosufficienza, quindi quella legata al sangue, ma parliamo in generale di cosa significa autosufficienza, quando un sistema sociale lo è, se non lo è come può diventarlo, se può diventarlo attraverso meccanismi di mercato o appunto di scambio cooperativo, e di tutte queste cose tratteremo durante questa giornata. Abbiamo iniziato con una relazione di filosofia e con un antropologo che ci ha raccontato del rapporto molto forte, devo dire, fra l'uomo e il proprio sangue. Proseguiremo nel pomeriggio con relazioni di economia dei sistemi non profit, di cooperazione internazionale, anche per mostrare come l'Italia, che è autosufficiente per larga parte per quanto riguarda il proprio sangue, può anche dare una mano a paesi vicini ma anche molto lontani che ancora non lo sono. Questo convegno, il terzo, chiude un trittico che avevamo immaginato di far così, cioè con 3 eventi. Siamo a fine 2014 perché poi nel 2015 entrano in vigore le famose regole di cui parlammo nel 2011, le regole europee, e da subito penseremo a un nuovo ciclo da lanciare per continuare ad accompagnare il Sistema Sangue nel loro percorso di miglioramento. La giornata è stata aperta dalla relazione di Corrado Del Bo, dedicata al concetto di autosufficienza e alle sue implicazioni morali. Quanto è stato difficile dare un approccio diverso da quello classico, ovvero tecnico, quando si parla di sangue? Ma veramente non è stato molto difficile, nel senso che ho trovato degli interlocutori molto ben disposti rispetto all'approccio che abbiamo cercato di dare a questo convegno. Quando ci siamo trovati la prima volta per parlarne, ormai molti mesi fa, presso tutti gli interlocutori c'è stata la consapevolezza, emersa la consapevolezza che fosse opportuno provare a volare, diciamo così, un po' alto, cercare di utilizzare il convegno del Sistema Sangue come un modo per riflettere più in profondità rispetto a questioni che inevitabilmente e giustamente sono spesso affrontate in termini molto tecnici. Però ci si è detti, ma proviamo a riflettere su alcuni presupposti concettuali, etici, antropologici, economici, ma economici nel senso che riguardano le motivazioni individuali all'agire volontaristico. E poi abbiamo aggiunto, ma forse dobbiamo allargare anche lo sguardo, dobbiamo andare oltre i confini nazionali e vedere cosa succede, diciamo così, là fuori. E anche su questo c'è stata molta sintonia, abbiamo pensato che coinvolgere Emergency potesse essere una buona idea, abbiamo trovato molta disponibilità. E alla fine è venuto questo convegno che, come dire, spero soddisfi gli intervenuti, anche se sentiranno parlare solo in maniera indiretta, diciamo così, di sangue, di sistema sangue. Tra l'altro, nel suo intervento lei ha lasciato aperte tutte le strade quando ci si interroga sull'autosufficienza, come farla, se farla. Ecco, lei ha detto
Questa è una notizia positiva per i filosofi, perché almeno così continuano a interrogarsi su questo aspetto. Sì, io penso che la filosofia debba essere essenzialmente un modo attraverso il quale si pongono le questioni e si offrono delle opportunità di scelta. Questo è il lavoro propriamente concettuale della filosofia. Ci sono naturalmente delle teorie che sostengono questa visione, e una volta che si ha un apparato concettuale chiaro e fertile, allora anche le questioni etiche diventano più chiare, sappiamo tra quali alternative dobbiamo scegliere, e a quel punto naturalmente poi si tratta di fare una scelta etica tra diverse opzioni. Però la scelta etica è ancora un momento successivo. Io cerco di fare tutte e due nel mio lavoro, diciamo, di studioso di filosofia. Però quello che è, come dire, necessario e indispensabile è innanzitutto porre correttamente le questioni, senza confusioni concettuali, senza mischiare mele con pere, per renderle in maniera meno aulica, diciamo così. E poi, certo, sarà il momento in cui bisognerà argomentare per certe scelte anziché per altre. La direttrice della Fondazione Campus Paolo Pardini, vorrei parlare con lei dell'organizzazione di questo convegno. Si va un po' al di là, no, delle cose di cui trattate tutti i giorni, ma mettere in campo un convegno di questo genere con tante personalità immagino sia stato un lavoro difficile. In effetti, come si sa, la Fondazione Campus è impegnata da più di 10 anni nell'organizzazione dei corsi in scienze del turismo, ma è da ben 3 anni che favorisce l'organizzazione di questo incontro dei protagonisti del sistema italiano sangue. E l'idea e l'obiettivo principale è proprio quello di mettere al servizio le nostre conoscenze, i nostri saperi, grazie al nostro presidente, al professor Salvatore Veca, ma anche al nostro direttore scientifico, il professor Pierluigi Sacco, e di questo sistema virtuoso italiano del sistema sangue, delle tutte le nostre conoscenze. Ed è per questo che oggi siamo riusciti a mettere in contatto con i protagonisti del sistema tanti pensatori provenienti dall'Italia ma anche dall'estero, quali il filosofo Corrado Del Bo, un economista come il professor Zamagni, e esperti del settore quali il professor Farrugia e molti altri. E questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Per capire meglio le basi di partenza della discussione è fondamentale sapere qual è la situazione attuale dell'autosufficienza in Italia. Lo abbiamo chiesto a Giuliano Grazzini, presidente del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi si parla di autosufficienza e dei vari aspetti, diciamo così, anche al di là di quelli tecnici, però facciamo un po' il punto della situazione, dottore. In Italia siamo autosufficienti per quanto riguarda il sistema sangue? Dunque, autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti stiamo parlando, quindi autosufficienza di quei prodotti che ogni giorno servono negli ospedali per la trasfusione clinica, quindi globuli rossi, le piastrine, il plasma, ma anche autosufficienza dei medicinali che sono estratti dal plasma, che è la parte liquida del sangue, quindi è un discorso molto complesso. Per la parte degli emocomponenti, per uso clinico, che si usano tutti i giorni negli ospedali, circa 7-8 mila trasfusioni al giorno vengono fatte in Italia, l'autosufficienza è conseguita da tanti anni grazie al fatto che c'è una forte sinergia fra le istituzioni, i professionisti, le associazioni del volontariato, e si fa da 7 anni a questa parte programmazione sistematica in modo da garantire che l'Italia, laddove possono esistere carenze come in alcune regioni del centro-sud, siano compensate dalle regioni che hanno maggiore capacità di produrre. Per quanto riguarda, quindi, diciamo che oggi addirittura nelle regioni del centro-nord l'autosufficienza è altamente consolidata, al punto che dobbiamo anche cominciare a preoccuparci di modulare meglio la raccolta, cioè nel senso di evitare che in alcuni giorni della settimana, ad esempio, ci siano troppe donazioni e in altre troppo poche. Quindi stiamo affinando le modalità di gestire la donazione verso la modulazione migliore possibile. Per quanto riguarda invece i medicinali plasma derivati, cioè quelli che derivano dal plasma raccolto dai donatori,
In Italia il livello di autosufficienza è variabile a seconda del tipo di prodotto, cioè di farmaco che si estrae dal plasma. Diciamo che per quanto riguarda le immunoglobuline siamo intorno a un 70% di autosufficienza globale, nazionale, con alcune regioni che lo sono totalmente, altre che lo sono molto poco, purtroppo sempre con il solito gradiente nord-sud e grandi isole. Per quanto riguarda ad esempio l'albumina siamo ad un livello di autosufficienza un po' inferiore sul 60%, mentre per quanto riguarda il fattore ottavo antiemofilico derivato dal plasma, il fattore nono, l'antitrombina, il complesso protrombinico, possiamo dire di essere al 100% dell'autosufficienza. Ecco, sulla base di partenza dei dati che lei ci ha fornito, perché discutere oggi del sistema, del fatto che ovviamente in Italia la donazione, così come in altri paesi europei, è gratuita, non è remunerata, ecco, perché discutere di questi aspetti? Confrontarsi perché su sistemi così complessi è sempre assolutamente utile ed auspicabile che ci si trovino momenti di confronto, si trovino elementi di confronto per poter anche in qualche misura fare delle valutazioni di percorso e cominciare anche a pensare a delle progettualità per il futuro. Quindi momenti molto proficui, molto importanti, quelli come questo sicuramente, momenti in cui tutto il sistema si trova in qualche modo riunito, sia la parte istituzionale, sia la parte associativa, la parte dei professionisti e anche le aziende partner di sistema. Quindi assolutamente auspicabile, anche nell'ottica di poter costruire degli elementi nell'immediato, perché noi ogni anno, oggi siamo nel mese di ottobre, nell'immediato fra un mese avremo una consultazione di sistema in cui andremo a raccogliere la usuale sfida annuale di fare la programmazione per il 2015. Per noi è estremamente importante avere già, come dire, aver potuto già in qualche modo tastare il polso al sistema, no? Misurare un po' la temperatura su certe cose che oggi sentiamo abbastanza calde o abbastanza critiche. La situazione complessiva inerente anche alla legge di stabilità e la dialettica che si sta stabilendo in questi giorni fra il governo e le regioni, auspichiamo che possa in qualche misura essere favorevole, diventare qualcosa di favorevole per questo sistema, perché che è molto importante, in cui è molto importante che ci sia molta unitarietà e omogeneità di comportamenti e di progettualità. Il perno principale del sistema sangue in Italia sono i donatori e le associazioni che a Bologna hanno avuto un ruolo primario nella discussione. Siamo con Aldo Ozzino Caligaris, che è il presidente nazionale di FIDAS, ma in questo momento anche il coordinatore di CIVIS. Innanzitutto partirei da un commento a questa giornata di studio, una giornata diversa dal solito, da quelle che magari fate un pochino più tecniche, che pone molti interrogativi e qualcuno ovviamente arriverà anche a delle risposte. E indubbiamente il tema del convegno di oggi e il taglio del convegno di oggi è un taglio che ci impone delle riflessioni che sono paradossalmente distanti da quello che è il contesto scientifico a cui siamo abituati rivolgerci, ma che di fatto sottende una serie di domande, di quesiti che sono comunque alla base di un sistema, il sistema trasfusionale nazionale, che è un sistema fortemente integrato di molti attori, che vede la presenza di trasfusionisti, di istituzioni, di associazioni, di volontariato, che appunto devono tra di loro interagire, interloquire nella capacità di poter rispondere a un bisogno primario, che è assicurare una terapia sicura e disponibile in termini di emocomponenti e medicinali plasma derivati per i cittadini assistiti. Quindi direi che il taglio di questa giornata ci pone di fronte a degli interrogativi importanti, dove l'equità del trattamento del cittadino, il diritto alla salute, ma anche il concetto di libertà, che è stato presentato come un paradigma per declinare l'autosufficienza, vede poi di fatti il bisogno di definire dei confini anche tra i diversi attori, che siano però dei confini che necessariamente hanno dei margini di condivisione, dove il concetto di libertà è un concetto che deve essere garantito per tutti, ma non deve trasformarsi in anarchia.
dove il concetto di libertà deve riconoscere l'autonomia e la dignità di ogni realtà, quindi di ogni componente di questo sistema, quindi la parte istituzionale, la parte scientifica, la parte del volontariato, ma dove appunto ogni singola parte non deve predominare o non deve in qualche modo interferire con l'azione degli altri. Quindi il rispetto, la libertà e in qualche modo gli obiettivi di questa equità sociale sono temi assolutamente pregnanti anche in un percorso strettamente scientifico, dove il dato scientifico incontra l'aspetto umanistico, l'aspetto che fa parte proprio del rispetto delle singole persone. Visto che però lei è uno dei referenti, forse in questo momento, visto che è il coordinatore anche delle varie associazioni, il principale referente, che futuro c'è per la parte di cui lei si occupa, ovvero quella dei volontari che donano il sangue? Ecco, come volontario credo che oggi ancor di più dobbiamo affrontare la sfida di perseguire un obiettivo di autosufficienza, che è un obiettivo innanzitutto dinamico, che deve realmente nell'appropriatezza della terapia confrontarsi con il bisogno dei cittadini e che in qualche modo, soprattutto con un modello che è il nostro modello nazionale, che stiamo anche cercando di esportare a livello mondiale, il principio della donazione volontaria non remunerata, deve e dovrà diventare l'unico strumento per poter perseguire questa autosufficienza. Quindi in sintesi estrema penso che il mantenere il sistema fondato su una donazione volontaria non remunerata, con la certezza o la volontà, diciamo, di raggiungere la certezza di coprire il bisogno di cittadini sia per terapia trasfusionale con emocomponenti, ma anche per il bisogno di medicinali plasma derivati, debba necessariamente confrontarsi con i vari livelli associativi e soprattutto poi con la disponibilità del donatore, che ricordiamo è una persona che nella sua libertà di scelta di offrire qualcosa di sé agli altri va rispettato, ma come tale, proprio perché dona un qualche cosa che è un patrimonio etico, è una parte del suo corpo, quindi è un principio proprio di disponibilità per gli altri in maniera gratuita e anonima, deve essere tutelata e valorizzata al massimo e per pertanto deve rientrare necessariamente il gesto della donazione in un'ottica di una disponibilità a dare quello che serve quando serve, in una programmazione che necessariamente deve quindi interloquire da parte associativa con le istituzioni che fanno poi i disegni della programmazione, seppure in una varietà di modelli organizzativi che è quelli che oggi le regioni ci propongono, e con i professionisti del settore che sono poi quelli che operano per garantire la terapia al paziente, al cittadino assistito. Quindi chiudiamo il cerchio in qualche modo, chiudiamo il cerchio dove da un lato abbiamo un gesto etico di volontariato, ma che non può prescindere da un dialogo e un rispetto con gli altri attori. Per come si è avviata, le discussioni sono molto molto fondate, credo che dobbiamo ringraziare sia Campus sia gli altri organizzatori, soprattutto Bologna che ci riceve, perché questo è un tema fondamentale per lo sviluppo del sistema trasfusionale italiano. Si discute del ruolo ovviamente importante dei donatori. Da presidente nazionale dei Fratres, che cosa ne pensa? Nel senso, qual è la direzione che va presa con le persone? Si parla di donazione programmata, donazione quando i volontari, quando queste persone lo decidono. Lei ha un punto di vista? Sì, ovviamente il punto di vista della Fratres in generale. È vero che il donatore è volontario, ma si è preso un impegno di vita, perché ha preso l'impegno in ogni gruppo Fratres, nel caso mio, di donare il sangue, e dico punto a donare il sangue, non quando fa comodo a lui, ma quando c'è la necessità. Oggi è emersa chiaramente nel corso della mattinata la necessità di donare il plasma. È una cosa che ne parliamo da diversi anni, mentre diciamo che siamo autosufficienti per le mazze, il problema della donazione del plasma e quindi del plasma derivati è un problema che l'Italia si persegue da qualche anno, ma credo che dobbiamo ad ogni livello, sia nazionale, sia regionale che locale, convincere i donatori che adesso bisogna programmarsi. E prendiamo l'appuntamento come donatore, arriva lì,
un quarto d'ora per le mazze, un po' di più per il plasma. Siamo molto felici di ospitare la terza giornata nazionale del sistema sangue in Italia, perché mette in evidenza anche le eccellenze che abbiamo raggiunto per fortuna nella nostra regione, e quindi il fatto di ospitare tutti gli amici delle regioni, gli amici delle altre associazioni regionali, il Centro Nazionale Sangue insieme alla Fondazione Campus e a Simti, è veramente un onore per noi donatori il fatto che venga messo in evidenza tutta l'attività quotidiana che noi facciamo. Ecco, il modello che si segue in una regione, lei ha parlato di Emilia Romagna, che è sicuramente uno degli esempi migliori in Italia che abbiamo, è esportabile in altre realtà? Ma io credo che più che modello devo dire il fatto che il volontariato anonimo, gratuito e periodico del sangue sia una cosa comune ormai in tutte le regioni, e quindi in ogni regione non credo che possa essere impiantato un modello diverso. Ognuno ha il suo modello che ha trovato in un rapporto fecondo tra l'associazione del volontariato, i professionisti della trasfusione e il potere pubblico, quindi l'ente regione. E per l'esperienza che ho io devo dire che non ci sono modelli vincenti o modelli che sopravvalgono un altro, ma ognuno deve trovare il suo modo di fare in modo che ci sia la possibilità di raggiungere l'autosufficienza regionale e concorrere tutti insieme all'autosufficienza nazionale. Noi per fortuna abbiamo un grosso numero di donatori sia dell'AVIS che della FIDAS, e quindi noi riusciamo fortunatamente ad avere una maggiore disponibilità di risorsa sangue e plasma, e possiamo aiutare anche le altre regioni. Le altre regioni stanno crescendo e quindi dobbiamo porci il problema di una maggiore qualità, di una maggiore sicurezza e di una maggiore tutela della salute non solo del donatore ma anche del malato. Altro ruolo fondamentale nel sistema sangue è giocato dalle aziende che trattano il plasma e producono medicinali. In Italia il punto di riferimento è Kedrion. Le regioni italiane inviano il plasma a Kedrion, che lo converte in farmaci e lo restituisce agli ospedali affinché possano soddisfare le esigenze terapeutiche della popolazione. Paolo Marcucci, presidente e amministratore delegato di Kedrion, ovviamente la vostra azienda che gioca un ruolo fondamentale nel sistema nazionale e dunque protagonista anche di questa giornata di confronto. Sì, azienda leader in Italia nel settore dei plasma derivati, qui al convegno ovviamente è un ruolo il primario, perché siamo molto interessati, abbiamo a cuore i pazienti, abbiamo a cuore il sistema di autosufficienza, le componenti dei donatori e la parte dei CRS, che sono i centri regionali di raccolta sangue. Ecco, ovviamente vi confrontate con una realtà che è molto vasta, la vostra azienda, cioè in Italia, in cui il sistema è diverso in altre parti del mondo. Come riuscite a coniugare i vari aspetti? Beh, il sistema, l'Italia pesa per il 30% circa nel nostro fatturato globale. L'Italia è il paese dal quale siamo partiti, è un modello di sviluppo che abbiamo partecipato a plasmare e che dovrebbe essere il riferimento a livello internazionale, perché è un sistema misto che prevede raccolta nazionale e importazione di prodotto finito e di plasma. Per quello che riguarda il resto del mondo e come ci comportiamo rispetto al resto del mondo, Kedrion oggi ha un punto di vista per cui lo sviluppo verrà dalla parte internazionale del business. Siamo molto concentrati sugli Stati Uniti, siamo molto concentrati sul Medio Oriente e sul Sud America, che pesano tutti insieme oltre il 60% del fatturato di Kedrion. Ecco, un'ultima cosa però, perché mi ha colpito, lei ha elogiato il sistema italiano. Sì, no, il sistema italiano è un sistema che è riuscito a far lavorare insieme, quindi a rendere sinergiche tre forze, che sono la donazione volontaria e non remunerata, il sistema pubblico, quindi i centri trasfusionali, e l'industria privata attraverso una legge ed un regolamento che è probabilmente l'unico o uno dei pochi nel mondo che è riuscito a far lavorare insieme queste tre componenti in maniera efficace e profittevole. Perché questa giornata di confronto? Ma siamo qui oggi per
parlare del terzo incontro del sistema sangue italiano. Un incontro che si connota per l'originalità dei temi trattati, perché basta guardare il sottotitolo, i confini dell'autosufficienza, l'etica, l'economia, la responsabilità. Oggi si è discusso di quelle che sono le implicazioni morali del volontariato, qual è il senso per i volontari che quotidianamente sono impegnati per raggiungere l'autosufficienza. Ma quale autosufficienza? Ancora una volta si è dichiarato che l'Italia fortunatamente ha raggiunto l'autosufficienza per quanto riguarda i globuli rossi. Ma si apre un altro tema altrettanto importante. È possibile raggiungere l'autosufficienza per i farmaci che derivano dal plasma, che sono farmaci salvavita, che servono per trattare e curare malattie genetiche, malattie rare. Quello che colpisce è che a distanza di 2 settimane si ridiscuta di questi temi, e mi riferisco al fatto che proprio 15 giorni fa a Viareggio si è tenuto il Festival della Salute, e anche durante il Festival della Salute si è trattato di temi relativi al sistema trasfusionale italiano. Raggiungere l'autosufficienza in plasma, in farmaci plasma derivati, è sicuramente strategico per il nostro paese. L'Italia ha un sistema che si fonda su 1.800.000 donatori che rappresentano l'anima del sistema trasfusionale italiano, e dibatterne è importante. La sfida è quello di definire anche la sostenibilità del modello italiano, e oggi il direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottor Grazzini, ha ribadito come il sistema trasfusionale italiano di per sé sia sostenibile. Altre esperienze sono state presentate. Sono state date indicazioni di studi pubblicati sul tema che dimostrano come sia possibile raggiungere in modo sostenibile l'autosufficienza in farmaci plasma derivati, e si è anche dibattuto e sono state portate esperienza di come trattare le eventuali eccedenze che qualsiasi nazione che persegua un programma di autosufficienza in plasma derivati si dovrà trovare ad affrontare. È stata presente Emergency, sono state portate le testimonianze della regione toscana che ad esempio ha condotto un rapporto con una nazione confinante al di là dell'Adriatico, l'Albania, fornendo loro il 50% del fabbisogno nazionale per un farmaco importantissimo che serve per il trattamento dell'emofilia, il fattore ottavo della coagulazione. Parlare quindi di sistema trasfusionale, di autosufficienza, è importante. Ora la parola spetta alle associazioni dei donatori, che devono sempre più impegnarsi nella promozione di una donazione che in nessun modo deve essere intesa come donazione di serie B, perché donare sangue è importante tanto quanto donare globuli rossi, consapevoli che dal plasma si derivano farmaci che salvano la vita. L'ultima parte del terzo incontro nazionale del sistema sangue italiano è stata dedicata alla cooperazione internazionale, ai progetti portati avanti da Emergency e altre realtà per aiutare gli altri paesi. Poco fa il dottor Danilo Medica ci parlava di un progetto di cooperazione internazionale che ha visto proprio la Toscana e il suo centro collaborare con l'Albania. In particolare, che cosa state facendo, dottoressa? Sì, già da un anno è attiva una convenzione di durata triennale che vede come, diciamo, partner il Ministero della Salute albanese e come partner tecnico in Toscana l'ospedale Meyer, finalizzato a distribuire 3 milioni di unità di fattore ottavo l'anno all'Albania, proprio a supporto delle attività di profilassi e di promozione della salute degli emofilici in Albania. Abbiamo scelto l'Albania sia perché era già un partner per la nostra cooperazione internazionale, sia per avere un feedback anche sulle popolazioni albanesi emigrate in Italia e soprattutto in Toscana, e quindi valorizzare la donazione degli emigrati albanesi in funzione del fatto che parte del loro dono tornava poi a casa. Possiamo dire che l'Italia, comunque in generale in Europa, anche rispetto ad altri paesi, può giocare un ruolo fondamentale, almeno di guida,
sul perseguimento dell'autosufficienza e quindi aspetti di questo genere? Ma assolutamente, chiaramente l'obiettivo è un obiettivo di medio-lungo termine, ma che sta orientando tutte le nostre politiche nell'ambito della raccolta, mirate a promuovere soprattutto l'efficienza delle attività di plasmaferesi e un migliore utilizzo in generale degli emoderivati. Affidiamo le conclusioni di questa giornata ad Albert Farrugia, uno dei massimi esperti mondiali del settore delle bioterapie. Well, I think it's very nice to be in Italy as always and to be in this wonderful city of Bologna in this very, very extraordinarily different meeting from most blood transfusion meetings, where we have this very exciting synthesis of different aspects of looking at self-sufficiency, which is obviously an important concept for Italy and the Italian blood system in general. And we've had very fascinating talks and discussion from a multitude of viewpoints, including the economic, the ethical, and the purely scientific. And I think there was a very good discussion which brought this together. And it allowed us to start approaching some perhaps tentative conclusions which might be of use to the Italian decision makers, especially at this somewhat difficult and challenging time in Italy's history. So if I were to think about what I think from the point of view of the system of blood collection in this country, I think it is clear that Italy has succeeded with great level of, I think, commendation to acquire full self-sufficiency in the components of transfusion medicine, which are collected from blood, such as red cells and platelets and plasma for transfusion. There is no question of this. However, at the same time, we know that despite a massive effort, a very commendable massive effort, on the part of the Italian Blood Service in getting plasma for fractionation and a very good series of products placed on the market here through the Italian national fractionator Kedrion, I think we can see that we still don't have enough plasma for this purpose as currently acquired from the system. So the lesson is to build on what the Italian system has achieved at the moment, which is the fact that 1/3 of the plasma for fractionation already is coming from plasmapheresis, which is a very good solid foundation, and to build on this foundation to increase the amount of plasmapheresis, if necessary through increasing public investment in the necessary infrastructure, so that more and more product can be acquired to satisfy the clinical needs.